Decisiva è la partita di una coda intensa e mai banale. Premia la caparbietà del corato. Cross dalla corsia mancina di quarta e colpo di testa preciso al centimetro ed efficace di Leonetti. È la rete del definitivo 2-1 nella sfida casalinga contro l'Unione Calcio Bisceglie giocata sul sintetico di Ruvo di Puglia e il gol che fa felice la capolista di eccellenza. Vince ancora la squadra di Fabio Di Domenico, vince per la quinta volta di fila in campionato la prima della classe e conserva così la leadership con 2 punti di vantaggio su Molfetta, 3 su Gento e Audace Barletta, 4 su Vigor Trani e Martina, padroni di casa con un assortimento con 4 uomini che hanno il compito di far male ai bicegliesi, quarta più Agodirin più Leonetti più il giovane Olibardi, non ce l'ho squalificato, Falconieri, il principale terminale offensivo dei coratini. Gli ospiti invece rispondono con un 3-5-2 in avanti, coppia composta da Papagni e Lorusso. Scattano meglio dei blocchi neroverdi che provano a far emergere il maggior tasso tecnico. Proteste dell'Unione Calcio a metà frazione sugli sviluppi di un corner battuto da Cordesco, ma per l'arbitro e i suoi collaboratori la palla non varca la linea bianca, poi nulla di fatto sugli sviluppi dell'azione. Finale di tempo, cross di Lezzi dalla destra, colpo di testa di Leonetti, palla che termina sul fondo. Non perdona dalla parte opposta la compagine di Gigi Di Simone, costretto in precedenza a sostituire per infortunio il portiere di Bari e il centrocampista Cordisco, con Cao e Sannicandro. L'azione, Zinetti batte il corner, Di Giorgio ben appostato sul secondo palo, insacca le spalle di Addario. Ospiti avanti di un gol all'intervallo, la ripresa si apre con una conclusione al lato dei bicegliesi con un colpo di testa di quarta per i coratini che si perde sul fondo. Bastano 5 minuti tuttavia ai neroverdi per trovare il punto dell'aggancio, la firma è di Agodirin e vale l'1-1. Prova a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Fabio Di Domenico, azione personale di uno scatenato quarta, ma le proteste sono inutili al termine dell'assolo, per l'arbitro non è rigore, ancora corato. Agodirin recupera palla, serve Ngom che chiama la super risposta in calcio d'angolo, Cao di Bari ci prova poco dopo dalla distanza, l'estremo bicellese se la cava, vuole la vittoria la prima della classe, se la cerca con insistenza. I bicegliesi però stringono i denti e reggono sino al 90esimo, quando quarta pennella dalla corsia mancina e Leonetti di testa completa l'opera. Questa volta Cao è battuto, sorpasso nero-verde e 2-1, risultato che resta congelato sino al triplice fischio e che sorride al corato, sempre capolista dell'eccellenza di Puglia ed attesa ora dalla trasferta di Gallipoli. Rimpianti giustificati per Unione Calcio che resta a quota 9 punti e domenica prossima proverà a rompere il ghiaccio tra le mura amiche con l'Atletico Vieste, uno scontro diretto da vincere per rilanciarsi in classifica.